Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Paola De Micheli, sottosegretario all'economia. Buonasera Pier Camillo Davigo, giudice di Cassazione. Buonasera, buonasera, bentornato Marco Travaglio, buonasera, direttore del Fatto Quotidiano. Dottor Davigo, lei è favorevole all'innalzamento del tetto del contante a 3.000 euro, come ha deciso il governo Renzi? Non ne capisco francamente le ragioni. Tra l'altro, in un paese in cui da 20 anni si va fagioleggiando di un problema di sicurezza, perché incentivare gli scippatori? Perché uno dovrebbe andare in giro con tanti contanti così? Perché consentire pagamenti in contanti fino a 3.000 euro significa far sì che la gente vada in giro con almeno 3.000 euro in contanti. Se no non ha senso. Vorrei sapere se invece tu l'hai capito in modo diverso. Il bello è che non l'ha capito nemmeno il Ministro dell'Economia, che ieri in Parlamento non è riuscito a giustificare questa misura, perché a domanda non riescono a rispondere nemmeno coloro che l'hanno adottata, perché dovrebbero dire la verità. E cioè che più si avvicinano le elezioni, più c'è bisogno dei voti di tutti. Gli evasori sono, secondo l'Agenzia delle Entrate, fra piccoli e grandi, di necessità o di vizio, circa 10 milioni di persone, e quindi devo dire che il voto di 10 milioni di persone interessa molto quando le elezioni soprattutto si giocano. 10 milioni sarebbero le persone che non pagano le tasse, che non le pagano tutte. Allora, lei immagino che l'avrà capito, sottosegretario De Micheli, però lei mi risponde dopo la pubblicità, okay, perché a questo punto siamo tutti molto interessati alla sua spiegazione. Pubblicità. Allora, sottosegretario De Micheli, il dottor Davigo prima della pubblicità diceva che con l'innalzamento del tetto di contante ai 3.000 euro avremo persone che girano con i bigliettoni da 100, da 500 nelle tasche, girano con tanto contante in tasca. Travaglio diceva che in Italia abbiamo quasi 11 milioni di evasori fiscali. Allora, non abbiamo capito bene perché c'era questa urgenza di innalzare il tetto del contante da 1.000 a 3.000 euro. Ce lo vuole spiegare? Innanzitutto, io credo che debba essere chiaro che su questa misura, come su tutte le altre misure della legge di stabilità, dentro al governo, dentro alla maggioranza c'è stata una discussione, e ovviamente c'è sempre una, diciamo così, una parte che prevale rispetto ad un'altra, che è una maggioranza, e che è la cosa che noi vedremo anche in, nella... Io sono una di quelli che qualche anno fa aveva espresso anche dei dubbi, poi mi hanno portato degli studi di realtà indipendenti che dimostrano effettivamente che una soglia di contante un pochettino più alta, non eccessiva, incrociata con misure che peraltro noi stiamo prendendo tutte di forte lotta all'evasione fiscale, consentono qualche vantaggio in più ad alcune categorie economiche, non perché evadono, anche perché se avessimo più di 10 milioni, se avessimo 10 milioni di evasori in Italia avremmo chiuso da tempo, nel senso che saremmo in default. Abbiamo 10 milioni di persone che hanno avuto magari qualche problema col fisco, perché hanno saltato una rata, perché hanno commesso qualche errore nella compilazione delle proprie dichiarazioni. Il tema di questi giorni che noi abbiamo affrontato in questa legge di stabilità è quella di valutare se effettivamente l'aumento da 1.000 a 3.000 euro genera un effetto macroeconomico migliore, soprattutto per alcune categorie molto colpite dalla crisi. Penso al commercio. Non è vero che, per forza aiuta l'evasione, e di questo ci dobbiamo fare una ragione, perché rispetto per esempio a 4 anni fa, quando la misura venne presa, è cambiata completamente la modalità di fare la lotta all'evasione. Noi abbiamo per esempio le banche dati, abbiamo introdotto quella straordinaria risorsa che è la tecnologia per fare la lotta all'evasione. Guardi, con l'incrocio di tutte le norme che abbiamo approvato fino adesso e quelle che approveremo da qui alla fine della legislatura, sarà molto complicato per gli evasori riuscire, anche perché col contante basso, come è noto, non è che l'evasione ha smesso di esistere in questo paese. Travaglio ti ha convinto, e poi il dottor Davigo? Ma è un ragionamento che mi ricorda quelli che dicono, visto che tanto la gente si ammazza lo stesso anche se l'omicidio è reato, depenalizziamolo, è un'assurdità. È chiaro che una legge di questo genere incoraggia molto l'evasione fiscale, ma purtroppo non c'è solo l'innalzamento della soglia del contante, ci sono una serie infinita di regali agli evasori fiscali che ha fatto questo governo nel giro di pochi mesi. Noi oggi abbiamo pubblicato l'intervista al procuratore capo di Udine, il quale aveva 70 procedimenti per evasione dell'IVA,
e aveva sequestrato beni per 7 milioni di euro. Adesso deve inseguire quelli che prima inseguiva come indagati per restituirgli il mal tolto, cioè per restituire agli evasori dell'IVA i soldi che gli erano stati sequestrati, perché il governo ha alzato a dismisura le soglie di non punibilità dell'evasione sull'IVA. Oggi abbiamo fatto un'inchiesta che uscirà sul Fatto di domani. A Milano i processi che vanno in fumo grazie a questa norma che alza le soglie sono 4.000. In Italia, a dire pochissimo, sono 10.000 persone che erano state beccate a evadere le tasse e che avevano visto sequestrato il maltolto e che adesso dovranno essere inseguite per la restituzione del maltolto. Soldi a cui rinunciamo, perdita di tempo dei tribunali che devono ritornare indietro. Perché? Perché si sono fatte delle leggi molto più favorevoli agli evasori rispetto a prima. Io mi domando se di fronte a 10.000 processi per evasione che saltano in un paese dove ci sono attualmente 230 detenuti su 50.000 per reati finanziari contro i 7.500 della Germania, se era necessaria una cosa del genere o se non è necessario invece aumentare la repressione. Lascio rispondere per affrontare un'emergenza così. No, aspetti, vorrei prima sentire da Vigo, era necessario? Lei l'ha capita? Alzare le soglie di punibilità, sicuramente, o stiamo parlando ancora del contante? Questo legato al contante. Dunque, alzare le soglie di punibilità è una questione che va avanti da almeno 20 anni, forse di più. Faccio un esempio soltanto. Una volta l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, cioè quando uno dice di aver comprato una cosa che in realtà non ha comprato e fa finta di aver pagato una cosa che non ha pagato, poi gli ridanno il denaro in nero così accumula fondi neri, era reato e basta. Poi nel 2000 è stata elevata, quindi 15 anni or sono, è stata elevata la pena. Dice, perché fino a 5 anni? Facciamo fino a 6. Ma in compenso hanno introdotto una soglia di rilevanza molto alta, che adesso è stata ulteriormente alzata, e il reato c'è solo se riverbera sulla dichiarazione dei redditi oltre quella soglia. Quindi intanto hanno introdotto la modica quantità per uso personale nelle falsità contabili, che io la trovo una cosa stravagante, la vogliono abolire per la droga, ma la introducono per le falsità contabili. Ma la cosa peggiore è che basta scrivere in bilancio costi non deducibili e uno porta fuori bilancio lecitamente dal punto di vista penale quello che vuole. Alzando ulteriormente le soglie si consente sempre dal punto di vista penale di portare fuori bilancio somme sempre più rilevanti che servono poi per fare una serie di porcherie, dalla corruzione all'appropriazione indebita per gli amministratori di somme gestite in nero e così via. Ora, è vero che può essere anche illecito amministrativo, però per esempio con gli illeciti amministrativi è molto più difficile fare rogatorie internazionali. Se queste somme, a volte ingenti, finiscono su paradisi offshore, è già difficile all'autorità giudiziaria, figuriamoci all'autorità amministrativa venirne a capo. Perché? Allora, io credo che questi ragionamenti ci riportino alla verità e faccio delle domande ovviamente retoriche perché non le faccio né a lei né ai presenti. Non è che i sistemi di prima funzionassero così bene? Perché comunque questo paese è uno dei paesi che ha avuto nel tempo uno dei livelli di evasione fiscale più alti della storia. No, però no? I nostri due ospiti stanno dicendo che voi avete peggiorato ulteriormente la situazione. Io invece sto spiegando esattamente che è l'opposto. Cambiare questi sistemi per tentare di utilizzare quelli che sono i nuovi strumenti, di darli in mano all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e conseguentemente alla magistratura. Prima di tutto per recuperare ciò che riteniamo essere stato evaso e poi, nei casi più gravi, anche per la punibilità penale, credo che sia un tentativo più che legittimo da parte di un governo e di una maggioranza che per esempio nel 2014 hanno fatto segnare il più alto livello di recupero fiscale, più di 14 miliardi da parte dell'Agenzia delle Entrate, da quando, diciamo così, questi meccanismi sono in campo. Detto questo, tutto è perfettibile, in Parlamento se ci sono ulteriori misure, Nes ha fatto una serie di proposte, no? Per la legge di stabilità, se arriveranno in Parlamento noi siamo disponibili a valutarle, però tra dire che non si è d'accordo con una misura e dire che questo governo ha aperto le porte agli evasori, okay, ci passa un mare che è, diciamo così, un pochettino di presa di posizione di parte. La verità è che c'è un elenco talmente lungo di misure per la lotta all'evasione fiscale, a partire dagli accordi, a partire dalla voluntary che ci racconta, la voluntary del rientro dei capitali, ci racconta una storia innanzitutto di una scelta governativa che non è un condono. E in secondo luogo ci racconta una storia di anni nei quali c'erano leggi diverse,
ma nei quali, in un modo o in un altro, attraverso meccanismi vari, un sacco di persone in Italia sono riuscite a portare capitali all'estero nei paradisi fiscali. Noi non solo li facciamo rientrare, ma li tassiamo, li facciamo pagare. Dalla Svizzera, ma, no? Dalla Svizzera, non solo, anche da altri paesi. Abbiamo fatto l'accordo con San Marino, anche col Vaticano, adesso tanto per dire, visto che c'è un momento di cronaca un po' particolare. Li tassiamo, in più facciamo accordi affinché questo non accada più, che è un enorme passo avanti. Penso, ci sono sempre queste parole inglesi, il cosiddetto split payment, ok? Che è una proposta, peraltro, sulla questione dell'IVA, che arrivava da un certo anche mondo, che in questo studio è autorevolmente rappresentato. Lo abbiamo introdotto l'anno scorso, lo stiamo facendo funzionare, ha dato alcuni problemi di cassa ad alcune aziende. Recuperiamo 1 miliardo proprio sull'IVA grazie a questa misura. Posso andare avanti con altre misure? Aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché qui lei ci dà la versione del governo, i nostri due ospiti però non sembrano sempre meno convinti, Travaglio, perché in effetti alcune norme, alcune leggi sono state varate dal governo Renzi, come quella dell'autoriciclaggio, l'accordo con la Svizzera per il rientro dei capitali, insomma questo va dato atto al sono governo. Tutti bellissimi titoli che poi se uno va a leggere il pacchetto scopre che è un pacco, cioè che sono leggi col buco. La legge sull'autoriciclaggio stabilisce che autoriciclaggio è reato salvo quando colui che autoricicla i proventi dei propri stessi denari non ne ha un godimento personale. Chiunque ricicli i proventi dei propri reati è ovvio che lo fa per il proprio godimento personale, a meno che non sia altruista e non voglia devolverli in beneficenza, cosa piuttosto rara. Il falso in bilancio è un'altra truffa. Abbiamo imputati che erano sotto processo ed erano già stati condannati in base alla legge Berlusconi, che è la legge più vergognosa che si sia mai vista, e che vengono assolti in base alla legge Renzi, perché è ancora più blanda di quella di Berlusconi. Vogliamo parlare del procuratore di Udine? Dice fino al 22 ottobre, data dell'entrata in vigore della riforma tributaria penale di Renzi, inseguivamo chi evadeva l'IVA o non versava al fisco le ritenute di imposta trattenute ai propri dipendenti per indagarli. Ora siamo noi a inseguire gli evasori per restituire loro i beni che avevamo sequestrato. È notizia di oggi che la Procura di Milano ha dovuto chiudere e buttare nel cesso 4.000 fascicoli per evasione fiscale. Questi sono i fatti. Dopodiché uno può parlare di banche dati, può parlare di tante cose meravigliose. Stiamo parlando di persone che nel paese, nel paradiso fiscale d'Europa. Parlatevi tra di voi, perché sennò noi eravamo già il paradiso fiscale d'Europa, adesso siamo un paradiso fiscale al cubo in base a tutto questo. D'altra parte, mi scusi, sottosegretario, lei ha un ministro che un anno fa, non un secolo fa, Piercarlo Padoan, diceva: la scelta di limitare la circolazione del contante e procedere a un progressivo abbassamento della soglia, abbassamento, è motivato dall'esigenza di far emergere le economie sommerse in considerazione del vasto utilizzo di tale modalità di pagamento in Italia e la necessità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, l'evasione e l'elusione fiscale. Com'è possibile che in un anno questo popò di testa di Padoan abbia talmente ribaltato le sue convinzioni che adesso invece di abbassare le soglie le alza? Sì, anche la De Micheli lei chiedeva 300 euro di soglia, l'avete portato a 3.000. Io dico che all'inizio della crisi c'erano una serie di numeri che ci dicevano delle cose. Alla fine di questa crisi qualcosa abbiamo imparato, ok? Io non ritengo questo lo strumento. Personalmente non lo ritengo. Strumento per far ripartire l'economia? Noi abbiamo dei segnali che però rispetto ad alcune categorie di lavoratori e di imprese, questo è uno strumento che può aiutare. Detto questo, sulla questione citata prima dal direttore Travaglio, in realtà il passaggio, l'innalzamento della soglia della punibilità penale ci porta ad ottenere due risultati. Il primo è che i soggetti, al di là dell'indagine penale, che evidentemente non avranno più, intanto ci danno l'IVA. Che cosa che non è banale, perché non è che se tu fai l'indagine penale sei sicuro di portare a casa l'IVA. Li puoi bloccare e confiscare i beni. Ma non è detto. Chi l'ha detto che vi danno l'IVA? Beh, i risultati. Ma chi li scopre? È stato lei a dire che ci sono solo 250 evasori che sono in galera. Ma chi li scopre? Se l'indagine penale avesse dato
Guarda che il sistema è ancora uguale a prima. Ma chi li scopre se non li può, se la magistratura non li può più perseguire? Cioè, chi abbiamo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Ma gli stanno restituendo il maltolto, ci dicono i magistrati. Gli stanno restituendo beni già sequestrati. Questi cittadini, contribuenti o non contribuenti, attraverso questa misura ci daranno l'IVA, cioè daranno allo Stato quanto dovuto. Il fatto che non ci sia per un certo livello di punibilità, per un certo livello, diciamo così, di evasione di IVA, la punibilità penale non significa che non c'è la lotta all'evasione, significa semplicemente che per quelle cifre non c'è un processo penale, ma i soldi, gli SGAE adesso con questa modalità ce li devono dare e ce li danno in diretta e ce li danno attraverso l'Agenzia delle Entrate. Allora, dottor Davigo, non è forse un po' anche la verità quello che un po' cercava di dire anche Travaglio, che un governo non potrà mai dire che favorendo un po' di nero si fa ripartire forse anche un po' di economia sana? Questo no, non si fa ripartire un bel niente di economia sana, e io sono convinto che si fa ripartire l'economia diminuendo le imposte. Ma diminuire le imposte significa che tutti quelli che le pagano ne pagheranno meno, perché quelli che non le pagano, che le imposte siano tante o che le imposte siano poche, non gliene importa niente, tanto loro non le pagano. Allora, incentivare l'evasione fiscale non fa ripartire l'economia, trasferisce una parte di attività dal bianco al nero. Quindi abbiamo gente che è illegale, perché poi chi usa il nero farà ulteriori attività illegali, comprerà in nero, pagherà i dipendenti in nero e così via all'infinito. Se si volesse fare una cosa seria, bisognerebbe ritornare allo slogan che girava parecchi anni fa, ma che è rimasto sempre solo uno slogan: pagare meno, pagare tutti. Invece continua a pagare tantissimo quelli che pagano, e chi non paga non paga niente o paga pochissimo. Allora, per fare questo, io sono il primo a essere convinto che non sia sufficiente, anzi non sia neanche utilizzabile seriamente lo strumento penale, se i numeri sono quelli che dà l'Agenzia delle Entrate, che ha citato il direttore Travaglio. Pensare di processare 10 milioni di persone è illusorio, già ne abbiamo abbastanza dei processi che dobbiamo fare, ma che detto, detto questo, ci potrebbero essere strumenti di deterrenza efficacissima. Il comandante generale della Guardia di Finanza era andato a dirli e dirle in Parlamento, ma l'hanno guardato come se fosse un marziano, è andato a dire: perché non applichiamo la normativa sulle confische antimafia agli evasori fiscali? Se hai dei beni non compatibili con i redditi dichiarati, vengono confiscati, è la misura più efficace possibile, altro che innalzamento del contante. Guarda che se hai una casa, se hai una macchina, se hai un tenore di vita non compatibile con i redditi che hai dichiarato, ti portiamo via questi beni. Perché probabilmente si alzerebbero tutte le... farlo, varare una adesso norma... grazie agli strumenti che abbiamo introdotto, chi ha un reddito non compatibile con il proprio tenore di vita, a differenza di qualche anno fa, lo becchiamo. Che sembra poco, ma non è poco per nulla, perché, lo ripeto, abbiamo introdotto degli strumenti dell'utilizzo degli strumenti informatici che ci consentono di incrociare i dati che noi abbiamo sulla vita dei contribuenti, e questi ci parlano, ci raccontano le storie delle persone. Detto questo, arrivare alla confisca, peraltro proposta da uno che lotta all'evasione fiscale, visto che il generale Capolupo, il comandante Capolupo ha fatto scuola negli ultimi anni con la riorganizzazione che ha fatto della Guardia di Finanza, in questa fase probabilmente è una misura che non abbiamo ancora discusso a sufficienza. È una misura molto forte, credo sicuramente di grande deterrenza. Segnalo, mi è venuto in mente mentre ascoltavo il dottor Davigo, che l'utilizzo dello strumento dell'abbassamento delle tasse, che per esempio noi abbiamo fatto, introdotto in maniera anche unanime nel precedente governo, perché l'abbiamo sostenuto anche noi quella misura, quella dell'abbassamento delle tasse sugli affitti, no? È stata utile per poter recuperare un po' di evasione fiscale, si è dimostrata comunque non sufficiente, e comunque, anche se contestualmente è stata introdotta la riduzione del contante a 1000 euro, noi abbiamo e continuiamo a beccare in varie situazioni casi di persone proprietarie di case che affittano in nero, anche se il contante è a 1000 euro. Anche sugli affitti, viene comunque da dire, allora comunque l'ultima cosa da fare era innalzare il tetto. La motivazione per la quale, in termini statistici ed analitici, noi abbiamo deciso di introdurre questa misura nella legge di stabilità, l'ho chiarita precedentemente. Ripeto, tra dire che non si è d'accordo,
perché può aprire uno spiraglio culturale. E dire che il governo non fa niente contro l'evasione fiscale, credo di avere anche dimostrato con, se poi vuole faccio un elenco noiosissimo di altre misure normative, con i fatti e con i numeri. Niente. Perché sono i numeri che parlano. Allora, se in questi anni noi abbiamo avuto il recupero dell'evasione fiscale, che non è una questione culturale. È una questione che c'è gente che va in giro con... inconvincibile. Quindi se stiamo qua due giorni non lo cominciamo lo stesso. C'è gente che va in giro con i rotolini di contanti. E chi sono, secondo lei? Lei conosce qualche persona per bene che va in giro con 3.000 euro stabilmente nelle tasche? O è un mafioso russo, è un mafioso russo, o è un mafioso italiano che ha appena ritirato il pizzo nel negozio sotto casa e prima per versarlo in banca si esponeva al rischio che l'antiriciclaggio gli chiedesse conto di quei versamenti. Adesso può tranquillamente spendere i soldi, tra l'altro pagandosi l'affitto di casa, perché voi, a proposito di affitti, avete tolto anche l'obbligo di pagare col bonifico o con il POS gli affitti e quindi avete ripristinato la licenza di affitti in nero e avete anche consentito di nuovo i pagamenti in contanti nel settore dell'autotrasporto, che è uno dei settori più inquinati d'Italia. Ditemi voi se non state dicendo alla gente fate del nero liberamente. È un grido unanime questa legge finanziaria a favore del nero. Ditelo, almeno ci sarà una ragione solida per tutte queste cose che altrimenti non hanno una spiegazione. Sorride anche il dottor Davigo che mi sembra d'accordo con Travaglio su questo fronte. Assolutamente incomprensibile rispetto agli obiettivi dichiarati. E poi se sono altri gli obiettivi è un altro. Allora, la discussione però, abbiamo fatto tra l'altro in Parlamento, no? L'abbiamo presa su un po' anche tra virgolette dal verso che piace a me, nel senso che invece di mettere tanti divieti per aiutare le persone a fare le cose per bene bisogna mettere qualche incentivo in più. E per esempio l'idea di incentivare, che è una vecchia idea tra l'altro del Partito Democratico che recupereremo nei prossimi giorni, l'idea di incentivare invece l'utilizzo della carta elettronica anche in combinato disposto con la misura del contante, che sarebbe, rispetto anche al dibattito europeo, uno strumento, perché alla fine se glielo vieti, non possono utilizzare un bancomat o una carta di credito, quando però con l'utilizzo del contante non succede niente. Abbiamo visto che non succede niente, anche contro opinioni di tanti di noi. Abbiamo visto che non succede niente. Cioè esattamente l'evasione di prima. Anche contro opinioni di tanti di noi. Allora, proviamo a mettere le mani su tutto il resto, che invece, almeno alcune misure, stanno dimostrando di funzionare. Credo che abbiamo capito, che abbiamo provato di capire. Adesso proviamo di capire anche che cosa pensano gli italiani. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. Tra gli interventi previsti dalla legge di stabilità, l'eliminazione della TASI sulle prime case è quello più apprezzato. Secondo l'indagine condotta dall'Istituto Demopolis, l'abolizione di questa tassa è condivisa dal 73% dei cittadini, di parere diverso è quasi un quinto degli intervistati. Anche sul pagamento del canone RAI con la bolletta della luce c'è una maggioranza di sì, ma più esigua. Il 52% di favorevoli, il 45% di contrari. Ma occorre ricordare che in Italia gli evasori del canone sono il 25% secondo alcune fonti, il 45% secondo altre. È chiaro che a loro la novità non piace. Perplessità diffuse emergono sugli effetti complessivi della legge di stabilità. Appena l'11% è convinto che determinerà un'effettiva riduzione della pressione fiscale. Per il 25% un effetto positivo ci sarà, anche se in misura ridotta. Per quasi 2 italiani su 3, invece, la riduzione complessiva della pressione fiscale non ci sarà a causa di una prevedibile compensazione con maggiori tasse locali e addizionali regionali. Secondo i dati rilevati da Demopolis, i giudizi positivi legati alla percezione di una possibile diminuzione delle tasse crescono però di 7 punti al 43% tra chi esercita un'attività di impresa. Un punto particolarmente controverso resta quello dell'innalzamento del tetto dei pagamenti in contanti da 1.000 a 3.000 euro. Favorevole il 46%, contrario il 35%, convinto che la novità incentivi l'evasione fiscale. L'azione del governo nel contrasto all'evasione è ritenuta piuttosto debole. Il 12% la giudica efficace, il 27% appena sufficiente. La maggioranza assoluta segnala l'inefficacia degli strumenti messi in atto fino ad oggi. L'istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato infine la percezione dell'opinione pubblica sull'evoluzione di 2 fenomeni che incidono da sempre sulla vita del paese.
per i due terzi dei cittadini, l'evasione fiscale è diffusa esattamente come 5 anni fa. Per il 15% è aumentata, per il 19% è diminuita. Ancora più critico è il quadro che emerge in tema di corruzione. Per il 53% degli italiani la corruzione si è aggravata negli ultimi 5 anni, mentre per 4 cittadini su 10 è diffusa oggi come in passato. Dottor Davigo, lei ha detto a settembre che, visto il livello di corruzione in Italia, uno che vive in questo paese e che è ottimista è un cretino. Era solo una battuta? Sì, era una battuta, però ha dei fondamenti inquietanti, certamente. I dati che elabora Transparency International sulla percezione della corruzione in Italia ci collocano dopo molti paesi africani e asiatici e comunque ci collocano all'ultimo posto in Europa insieme ad altri 3 paesi. Sono anni dove si dice il vento è cambiato rispetto alle leggi vergogna che sono state fatte per 15 anni, azzerando processi, facendo assolvere persone palesemente colpevoli e altre cose di questo genere. Però queste leggi, secondo me, non sono assolutamente idonee a fronteggiare questo fenomeno, non nelle dimensioni in cui risulta presente in Italia. La cosiddetta legge Severino, moltiplicando le fattispecie penali, ha complicato ulteriormente i processi e ha creato più problemi di quanti ne ha risolti. L'aumento delle pene fatto di recente, anche se ha un effetto positivo in punto di prescrizione, non risolve il problema. Si può anche mettere l'ergastolo, tanto se non si prende poi chi deve averlo è inutile prevederlo, no? Sono grida manzoniane senza nessun costrutto. Il problema principale della corruzione è scoprire chi vi ricorre, corrotti e corruttori. Siccome la corruzione di solito non viene denunciata, non si sa quasi mai, è un reato particolarmente difficile intanto da ricevere come notizia, io ho sempre detto, ma non è che è una roba che mi sono inventato io, lo prevedono le convenzioni internazionali, solo che l'Italia non si dà per intesa di dare esecuzione a queste convenzioni internazionali, lo dice la Convenzione Europea contro la Corruzione del Consiglio d'Europa. Lei ha sempre detto? Di ricorrere alle operazioni sotto copertura, che sono il sistema più facile che usano gli altri paesi. L'agente provocatore. L'agente provocatore. Si va da un soggetto che si ritiene possa essere sensibile alla corruzione, per quanto riguarda la corruzione passiva, e gli si offre denaro, oppure si finge di essere un pubblico ufficiale disponibile a farsi corrompere per acchiappare un imprenditore che ricorre a questi sistemi, per esempio per avere appalti pubblici. Oppure ancora si infiltra un agente provocatore nei cartelli. Lei ha capito che truccano... perché il governo non introduce questa figura dell'agente provocatore? Deve farlo il Parlamento, perché ci vuole il una Parlamento, legge. Il Parlamento, col governo, insomma, potrebbe proporre. Non l'ho capito governo. Perché non lo dicono. Sono state presentate dei disegni di legge e non sono mai state approvate. La verità è che non mi sembra che le leggi anticorruzione non stiano funzionando. I giornali non sono più niente. Questa della gente provocatore. C'è stata in realtà una discussione sulla prima lettura di una delle norme proposte in Parlamento sulla riforma della giustizia. È stata una discussione che però ha portato la maggioranza, ma non solo, anche grande parte della minoranza, a decidere contrariamente a questa... C'era il terrore. Mi sembra molto ingiusto anche nei confronti del mestiere che fanno i giornalisti, perché in realtà i giornali sono pieni solo di questo. Siccome non interessa a nessuno, diciamo così, tutto il resto che succede nel paese, penso alle cose positive, che invece sono tante, penso al fatto che ogni tanto ci sono anche risultati positivi del nostro paese, evidentemente non interessano i giornali, sono pieni solo di fatti di corruzione. Io credo che questo però non accada per caso, accade perché innanzitutto c'è una sensibilità diversa nel nostro paese e questo è molto importante, non è banale, ma perché oggi ci sono più strumenti per trovarli e con l'introduzione di alcune norme anche dell'autorità anticorruzione ci sono anche degli strumenti per fare un pochettino di prevenzione in più. La vera novità nel rapporto tra privato e pubblico oggi è l'obbligo introdotto per tutte le amministrazioni di massima trasparenza. Travaglio, sei rimasto talmente abbagliato con tanto ottimismo? No, io sono sempre affascinato dal concetto che hanno i politici dell'informazione. Si meravigliano se noi, tra uno che sta sul balcone e non cade e uno che sta sul balcone e cade, raccontiamo quello che cade. Loro pretenderebbero che raccontassimo quello che non cade. Ogni tanto, dovrebbe essere normale se un politico non ruba.
Non è il caso di dire, sapete, oggi l'onorevole De Micheli non ha rubato. Ma non che non ruba, che fa bene. Il un problema, politico che fa bene. C'è un politico in Italia amato, al quale vogliono bene, i suoi cittadini gli dicono, guarda, hai fatto bene il sindaco, guardi, non intervista mai nessuno. Io ho dedicato una prima pagina, a un vostro sindaco dell'Emilia Romagna, che per essersi opposta a una speculazione edilizia è stata minacciata e ha fatto denuncia, adesso c'è un processo. Non mi ricordo il suo nome, ha un volto meraviglioso. Mi fa piacere. Quello è il simbolo della bella politica. Il problema è che il partito l'ha isolata. Il problema di quel sindaco è che il partito l'ha isolata. Fermo restando comunque che i giornali devono raccontare le cose che il potere nasconde, non le cose che il potere vuole far sapere. Il potere ha deciso per la trasparenza, bastano gli uffici. Grazie sottosegretario De Micheli, grazie dottor Davigo, grazie Marco Travaglio, grazie spettatori e spettatori, linea Corrado Formiglia. Avesse dato, guarda che il sistema è ancora uguale a prima. Ma chi li scopre se la magistratura non li può più perseguire? Cioè, chi li abbiamo scopre? La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. Ma gli stanno restituendo il mal tolto, questo ci dicono i magistrati. Gli stanno restituendo beni già sequestrati. Questi cittadini, contribuenti o non contribuenti, attraverso questa misura ci daranno l'IVA, cioè daranno allo Stato quanto dovuto. Il fatto che non ci sia per un certo livello di punibilità, per un certo livello, diciamo così, di evasione di IVA, la punibilità penale non significa che non c'è la lotta all'evasione, significa semplicemente che per quelle cifre non c'è un processo penale, ma i soldi, gli SGAE, adesso con questa modalità ce li devono dare e ce li danno in diretta e ce li danno attraverso l'Agenzia delle Entrate. Allora, dottor Davigo, non è forse un po' anche la verità quello che cercava di dire anche Travaglio, che un governo non potrà mai dire che favorendo un po' di nero si fa ripartire forse anche un po' di economia sana? Questo no, non si fa ripartire un bel niente di economia sana, e io sono convinto che si fa ripartire l'economia diminuendo le imposte. Ma diminuire le imposte significa che tutti quelli che le pagano ne pagheranno meno, perché quelli che non le pagano, che le imposte siano tante o che le imposte siano poche, non gliene importa niente, tanto loro non le pagano. Allora, incentivare l'evasione fiscale non fa ripartire l'economia, trasferisce una parte di attività dal bianco al nero. Quindi abbiamo gente che è illegale, perché poi chi usa il nero farà ulteriori attività illegali, comprerà in nero, pagherà i dipendenti in nero e così via all'infinito. Se si volesse fare una cosa seria, bisognerebbe ritornare allo slogan che girava parecchi anni fa, ma che è rimasto sempre solo uno slogan: pagare meno, pagare tutti. Invece continua a pagare tantissimo quelli che pagano, e chi non paga non paga niente o paga pochissimo. Allora, per fare questo, io sono il primo a essere convinto che non sia sufficiente, anzi non sia neanche utilizzabile seriamente lo strumento penale, se i numeri sono quelli che dà l'Agenzia delle Entrate che ha citato il direttore Travaglio. Pensare di processare 10 milioni di persone è illusorio, già ne abbiamo abbastanza dei processi che dobbiamo fare, ma detto questo ci potrebbero essere strumenti di deterrenza efficacissima. Il comandante generale della Guardia di Finanza era andato a dirle in Parlamento, ma l'hanno guardato come se fosse un marziano, è andato a dire: perché non applichiamo la normativa sulle confische antimafia agli evasori fiscali? Se hai dei beni non compatibili con i redditi dichiarati vengono confiscati, è la misura più efficace possibile, altro che innalzamento del contante. Guarda che se hai una casa, se hai una macchina, se hai un tenore di vita non compatibile con i redditi che hai dichiarato, ti portiamo via questi beni. Perché probabilmente si alzerebbero tutte le... Farlo, varare una adesso norma... Grazie agli strumenti che abbiamo introdotto, chi ha un reddito non compatibile con il proprio tenore di vita, a differenza di qualche anno fa, lo becchiamo. Che sembra poco, ma non è poco per nulla, perché, lo ripeto, abbiamo introdotto degli strumenti dell'utilizzo degli strumenti informatici che ci consentono di incrociare i dati che noi abbiamo sulla vita dei contribuenti, e questi ci parlano, ci raccontano le storie delle persone. Detto questo, arrivare alla confisca, peraltro proposta da uno che lotta all'evasione fiscale, visto che il generale Capolupo, il comandante Capolupo ha fatto scuola negli ultimi anni con la riorganizzazione che ha fatto della Guardia di Finanza, in questa fase probabilmente è una misura che non abbiamo ancora discusso a sufficienza. È una misura molto forte, credo sicuramente di grande deterrenza. Segnalo,
mi è venuto in mente mentre ascoltavo il dottor Davigo che l'utilizzo dello strumento dell'abbassamento delle tasse, che per esempio noi abbiamo fatto, introdotto in maniera anche unanime nel precedente governo, perché l'abbiamo sostenuto anche noi quella misura, quella dell'abbassamento delle tasse sugli affitti, no? È stata utile per poter recuperare un po' di evasione fiscale, si è dimostrata comunque non sufficiente e comunque, anche se contestualmente è stata introdotta la riduzione del contante a 1000 euro, noi abbiamo e continuiamo a beccare in varie situazioni casi di persone proprietarie di casa che affittano in nero, anche se il contante è a 1000 euro. Anche sugli affitti, viene comunque da dire, allora comunque l'ultima cosa da fare era innalzare il tetto del la motivazione contante, no? Per la quale in termini statistici ed analitici noi abbiamo deciso di introdurre questa misura nella legge di stabilità, l'ho chiarita precedentemente. Ripeto, tradire che non si è d'accordo perché può aprire uno spiraglio culturale e dire che il governo non fa niente contro l'evasione fiscale, credo di avere anche dimostrato con, se poi vuole faccio un elenco noiosissimo di altre misure normative, con i fatti e con i numeri, perché sono i numeri che parlano. Allora, se in questi anni noi abbiamo avuto il recupero dell'evasione fiscale che non è una questione culturale. È una questione che c'è gente che va in giro inconvincibile, quindi se stiamo qua due giorni non lo cominciamo. C'è gente che va in giro con i rotolini di contanti, e chi sono secondo lei quelli? Lei conosce qualche persona per bene che va in giro con 3.000 euro stabilmente nelle tasche? O è un mafioso russo, è un mafioso russo, o è un mafioso italiano che ha appena ritirato il pizzo nel negozio sotto casa e prima per versarlo in banca si esponeva al rischio che l'antiriciclaggio gli chiedesse conto di quei versamenti. Adesso può tranquillamente spendere i soldi, tra l'altro pagandosi l'affitto di casa, perché voi, a proposito di affitti, avete tolto anche l'obbligo di pagare col bonifico o con il POS gli affitti e quindi avete ripristinato la licenza di affitti in nero e avete anche consentito di nuovo i pagamenti in contanti nel settore dell'autotrasporto, che è uno dei settori più inquinati d'Italia. Ditemi voi se non state dicendo alla gente fate del nero liberamente. È un grido unanime questa legge finanziaria a favore del nero. Ditelo, almeno ci sarà una ragione solida per tutte queste cose che altrimenti non hanno una spiegazione. Sorride anche il dottor Davigo che mi sembra d'accordo con Travaglio su questo fronte. Cioè, è assolutamente incomprensibile rispetto agli obiettivi dichiarati. E poi se sono altri gli obiettivi è un altro. Allora, la discussione che abbiamo fatto tra l'altro in Parlamento, no? L'abbiamo presa su un po' anche tra virgolette dal verso che piace a me, nel senso che invece di mettere tanti divieti per aiutare le persone a fare le cose per bene bisogna mettere qualche incentivo in più. E per esempio l'idea di incentivare, che è una vecchia idea tra l'altro del Partito Democratico che recupereremo nei prossimi giorni, l'idea di incentivare invece l'utilizzo della carta elettronica anche in combinato disposto con la misura del contante, che sarebbe, rispetto anche al dibattito europeo, uno strumento, perché alla fine se glielo vieti, un bancomat o una carta di credito, quando però con la social card l'hanno utilizzato benissimo, l'utilizzo del contante non succede niente. Abbiamo visto che non succede niente, anche contro opinioni di tanti di noi. Abbiamo visto che non succede niente. Cioè esattamente l'evasione di prima. Anche contro opinioni di tanti di noi. Allora, proviamo a mettere le mani su tutto il resto, che invece almeno alcune misure stanno dimostrando di funzionare. Credo che abbiamo capito, che abbiamo provato di capire. Adesso proviamo di capire anche cosa pensano gli italiani. Guardate il punto di Paolo Pagliaro. Tra gli interventi previsti dalla legge di stabilità, l'eliminazione della TASI sulle prime case è quello più apprezzato. Secondo l'indagine condotta dall'Istituto Demopolis, l'abolizione di questa tassa è condivisa dal 73% dei cittadini, di parere diverso è quasi un quinto degli intervistati. Anche sul pagamento del canone RAI con la bolletta della luce c'è una maggioranza di sì, ma più esigua. Il 52% di favorevoli, il 45% di contrari. Ma occorre ricordare che in Italia gli evasori del canone sono il 25% secondo alcune fonti, il 45% secondo altre. È chiaro che a loro la novità non piace. Perplessità diffuse emergono sugli effetti complessivi della legge di stabilità. Appena l'11% è convinto che determinerà un'effettiva riduzione della pressione fiscale. Per il 25% un effetto positivo ci sarà, anche se in misura ridotta. Per quasi due italiani su tre, invece,
la riduzione complessiva della pressione fiscale non ci sarà a causa di una prevedibile compensazione con maggiori tasse locali e addizionali regionali. Secondo i dati rilevati da Demopolis, i giudizi positivi legati alla percezione di una possibile diminuzione delle tasse crescono però di 7 punti al 43% tra chi esercita un'attività di impresa. Un punto particolarmente controverso resta quello dell'innalzamento del tetto dei pagamenti in contanti da 1.000 a 3.000 euro. Favorevole il 46%, contrario il 35%, convinto che la novità incentivi l'evasione fiscale. L'azione del governo nel contrasto all'evasione è ritenuta piuttosto debole. Il 12% la giudica efficace, il 27% appena sufficiente. La maggioranza assoluta segnala l'inefficacia degli strumenti messi in atto fino ad oggi. L'istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato infine la percezione dell'opinione pubblica. In un altro, attraverso meccanismi vari, un sacco di persone in Italia sono riuscite a portare capitali all'estero nei paradisi fiscali. Noi non solo li facciamo rientrare, ma li tassiamo, li facciamo pagare. Dalla Svizzera, no? Dalla Svizzera, non solo, anche da altri paesi. Abbiamo fatto l'accordo con San Marino, anche col Vaticano, tanto per dire, visto che c'è un momento di cronaca un po' particolare. Li tassiamo, in più facciamo accordi affinché questo non accada più, che è un enorme passo avanti. Penso, ci sono sempre queste parole inglesi, il cosiddetto split payment, ok? Che è una proposta, peraltro, sulla questione dell'IVA, che arrivava da un certo anche mondo che in questo studio è autorevolmente rappresentato. Lo abbiamo introdotto l'anno scorso, lo stiamo facendo funzionare, ha dato alcuni problemi di cassa ad alcune aziende. Recuperiamo 1 miliardo proprio sull'IVA grazie a questa misura. Posso andare avanti con altre misure? Aspetta un attimo, perché qui lei ci dà la versione del governo e i nostri due ospiti però non sembrano sempre meno convinti. Travaglio, perché in effetti alcune norme, alcune leggi sono state varate dal governo Renzi, come quella dell'autoriciclaggio, l'accordo con la Svizzera per il rientro dei capitali, insomma questo va dato atto al sono governo. Tutti bellissimi titoli che poi se uno va a leggere il pacchetto scopre che è un pacco, cioè che sono leggi col buco. La legge sull'autoriciclaggio stabilisce che autoriciclaggio è reato salvo quando colui che autoricicla i proventi dei propri stessi denari non ne ha un godimento personale. Chiunque ricicli i proventi dei propri reati è ovvio che lo fa per il proprio godimento personale, a meno che non sia altruista e non voglia devolverli in beneficenza, cosa piuttosto rara. Il falso in bilancio è un'altra truffa. Abbiamo imputati che erano sotto processo ed erano già stati condannati in base alla legge Berlusconi, che è la legge più vergognosa che si sia mai vista, e che vengono assolti in base alla legge Renzi, perché è ancora più blanda di quella di Berlusconi. Vogliamo parlare del procuratore di Udine? Dice: fino al 22 ottobre, data dell'entrata in vigore della riforma tributaria penale di Renzi, inseguivamo chi evadeva l'IVA o non versava al fisco le ritenute di imposta trattenute ai propri dipendenti per indagarli. Ora siamo noi a inseguire gli evasori per restituire loro i beni che avevamo sequestrato. È notizia di oggi che la Procura di Milano ha dovuto chiudere e buttare nel cesso 4.000 fascicoli per evasione fiscale. Questi sono i fatti. Dopodiché uno può parlare di banche dati, può parlare di tante cose meravigliose. Stiamo parlando di persone che nel paese, nel paradiso fiscale d'Europa. Parlatevi tra di voi, perché se no. Noi eravamo già il paradiso fiscale d'Europa, adesso siamo un paradiso fiscale al cubo in base a tutto questo. D'altra parte, mi scusi, sottosegretario, lei ha un ministro che un anno fa, non un secolo fa, Piercarlo Padoan, diceva: la scelta di limitare la circolazione del contante e procedere a un progressivo abbassamento della soglia, abbassamento, è motivato dall'esigenza di far emergere le economie sommerse in considerazione del vasto utilizzo di tale modalità di pagamento in Italia e la necessità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, l'evasione e l'elusione fiscale. Com'è possibile che in un anno questo popò di testa di Padoan abbia talmente ribaltato le sue convinzioni che adesso invece di abbassare le soglie le alza? Sì, anche la De Micheli, lei chiedeva 300 euro di soglia, l'avete portato a 3.000. Io dico che all'inizio della crisi c'erano una serie di numeri che ci dicevano delle cose. Alla fine di questa crisi qualcosa abbiamo imparato, ok? Io non ritengo questo lo strumento
personalmente non lo ritengo strumento per far ripartire l'economia? Noi abbiamo dei segnali che però rispetto ad alcune categorie di lavoratori e di imprese, questo è uno strumento che può aiutare. Detto questo, sulla questione citata prima dal direttore Travaglio, in realtà il passaggio, l'innalzamento della soglia della punibilità penale ci porta ad ottenere due risultati. Il primo è che i soggetti, al di là dell'indagine penale, che evidentemente non avranno più, intanto ci danno l'IVA. Che cosa che non è banale, perché non è che se tu fai l'indagine penale sei sicuro di portare a casa l'IVA, li puoi bloccare e confiscare i beni, ma non è detto. Chi l'ha detto che vi danno l'IVA? Beh, i risultati. Ma chi li scopre? È stato lei a dire che ci sono solo 250 evasori che sono in galera. Ma chi li scopre? Se l'indagine penale. Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Paola De Micheli, sottosegretario all'economia, buonasera Pier Camillo Davigo, giudice di Cassazione, buonasera, bentornato Marco Travaglio, buonasera, direttore del Fatto Quotidiano. Dottor Davigo, lei è favorevole all'innalzamento del tetto del contante a 3.000 euro come ha deciso il governo Renzi? Non ne capisco francamente le ragioni. Tra l'altro, in un paese in cui da 20 anni si va fagioleggiando di un problema di sicurezza, perché incentivare gli scippatori? Perché uno dovrebbe andare in giro con tanti contanti così? Perché consentire pagamenti in contanti fino a 3.000 euro significa far sì che la gente vada in giro con almeno 3.000 euro in contanti. Se no non ha senso. Vorrei sapere se invece tu l'hai capito diverso. Il bello è che non l'ha capito nemmeno il Ministro dell'Economia, che ieri in Parlamento non è riuscito a giustificare questa misura, perché a domanda non riescono a rispondere nemmeno coloro che l'hanno adottata, perché dovrebbero dire la verità. E cioè che più si avvicinano le elezioni, più c'è bisogno dei voti di tutti. Gli evasori sono, secondo l'Agenzia delle Entrate, fra piccoli e grandi, di necessità o di vizio, circa 10 milioni di persone, e quindi devo dire che il voto di 10 milioni di persone interessa molto quando le elezioni soprattutto si giocano. 10 milioni sarebbero le persone che non pagano le tasse, pagano tutte. Allora, lei immagino che l'avrà capito, sottosegretario De Micheli, però lei mi risponde dopo la pubblicità, perché a questo punto siamo tutti molto interessati alla sua spiegazione. Pubblicità. Allora, sottosegretario De Micheli, il dottor Davigo prima della pubblicità diceva che con l'innalzamento del tetto di contante ai 3.000 euro avremo persone che girano con i bigliettoni da 100, da 500 nelle tasche, girano con tanto contante in tasca. Travaglio diceva che in Italia abbiamo quasi 11 milioni di evasori fiscali. Allora, non abbiamo capito bene perché c'era questa urgenza di innalzare il tetto del contante da 1.000 a 3.000 euro. Ce lo vuole spiegare? Innanzitutto io credo che debba essere chiaro che su questa misura, come su tutte le altre misure della legge di stabilità, dentro al governo, dentro alla maggioranza c'è stata una discussione, e ovviamente c'è sempre una, diciamo così, una parte che prevale rispetto ad un'altra, che è una maggioranza, e che è la cosa che noi vedremo anche in io sono una di quelli che qualche anno fa aveva espresso anche dei dubbi, poi mi hanno portato degli studi di realtà indipendenti che dimostrano effettivamente che una soglia di contante un pochettino più alta, non eccessiva, incrociata con misure che peraltro noi stiamo prendendo tutte di forte lotta all'evasione fiscale, consentono qualche vantaggio in più ad alcune categorie economiche, non perché evadono, anche perché se avessimo più di 10 milioni, se avessimo 10 milioni di evasori in Italia avremmo chiuso da tempo, nel senso che saremmo in default. Abbiamo 10 milioni di persone che hanno avuto magari qualche problema col fisco, perché hanno saltato una rata, perché hanno commesso qualche errore nella compilazione delle proprie dichiarazioni. Il tema di questi giorni che noi abbiamo affrontato in questa legge di stabilità è quella di valutare se effettivamente l'aumento da 1.000 a 3.000 euro genera un effetto macroeconomico migliore, soprattutto per alcune categorie molto colpite dalla crisi. Penso al commercio. Non è vero che, per forza aiuta l'evasione, e di questo ci dobbiamo fare una ragione, perché rispetto per esempio a 4 anni fa, quando la misura venne presa, è cambiata completamente la modalità di fare la lotta all'evasione. Noi abbiamo per esempio le banche dati, abbiamo introdotto quella straordinaria risorsa che è la tecnologia per fare la lotta all'evasione. Guardi, con l'incrocio di tutte le norme che abbiamo approvato fino adesso e quelle che approveremo da qui alla fine della legislatura,
sarà molto complicato per gli evasori riuscire, anche perché col contante basso, come è noto, non è che l'evasione ha smesso di esistere in questo paese. Travaglio ti ha convinto e poi il dottor Davigo? Ma è un ragionamento che mi ricorda quelli che dicono, visto che tanto la gente si ammazza lo stesso anche se l'omicidio è reato, depenalizziamolo, è un'assurdità. È chiaro che una legge di questo genere incoraggia molto l'evasione fiscale, ma purtroppo non c'è solo l'innalzamento della soglia del contante, ci sono una serie infinita di regali agli evasori fiscali che ha fatto questo governo nel giro di pochi mesi. Noi oggi abbiamo pubblicato l'intervista al procuratore capo di Udine, il quale aveva 70 procedimenti per evasione dell'IVA e aveva sequestrato beni per 7 milioni di euro. Adesso deve inseguire quelli che prima inseguiva come indagati per restituirgli il maltolto, cioè per restituire agli evasori dell'IVA i soldi che gli erano stati sequestrati, perché il governo ha alzato a dismisura le soglie di non punibilità dell'evasione sull'IVA. Oggi abbiamo fatto un'inchiesta che uscirà sul Fatto di domani. A Milano i processi che vanno in fumo grazie a questa norma che alza le soglie sono 4.000, in Italia a dire pochissimo sono 10.000 persone che erano state beccate a evadere le tasse e che avevano visto sequestrato il maltolto e che adesso dovranno essere inseguite per la restituzione del maltolto, soldi a cui rinunciamo, perdita di tempo dei tribunali che devono ritornare indietro. Perché? Perché si sono fatte delle leggi molto più favorevoli agli evasori rispetto a prima. Io mi domando se di fronte a 10.000 processi per evasione che saltano in un paese dove ci sono attualmente 230 detenuti su 50.000 per reati finanziari contro i 7.500 della Germania, se era necessaria una cosa del genere o se non è necessario invece aumentare la repressione per affrontare un'emergenza così. No, aspetti, vorrei prima sentire da Vigo, era necessario? Lei l'ha capita? Alzare le soglie di punibilità, sicuramente, o stiamo parlando ancora del contante? Questo legato al contante. Dunque, alzare le soglie di punibilità è una questione che va avanti da almeno 20 anni, forse di più. Faccio un esempio soltanto. Una volta l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, cioè quando uno dice di aver comprato una cosa che in realtà non ha comprato e fa finta di aver pagato una cosa che non ha pagato, poi gli ridanno il denaro in nero così accumula fondi neri, era reato e basta. Poi nel 2000 è stata elevata, quindi 15 anni o sono, è stata elevata la pena. Dice, perché fino a 5 anni? Facciamo fino a 6. Ma in compenso hanno introdotto una soglia di rilevanza molto alta, che adesso è stata ulteriormente alzata, e il reato c'è solo se riverbera sulla dichiarazione dei redditi oltre quella soglia. Quindi intanto hanno introdotto la modica quantità per uso personale nelle falsità contabili, che io la trovo una cosa stravagante, la vogliono abolire per la droga, ma la introducono per le falsità contabili. Ma la cosa peggiore è che basta scrivere in bilancio costi non deducibili e uno porta fuori bilancio lecitamente dal punto di vista penale quello che vuole. Alzando ulteriormente le soglie si consente sempre dal punto di vista penale di portare fuori bilancio somme sempre più rilevanti che servono poi per fare una serie di porcherie, dalla corruzione all'appropriazione indebita per gli amministratori di somme gestite in nero e così via. Ora, è vero che può essere anche illecito amministrativo, però per esempio con gli illeciti amministrativi è molto più difficile fare rogatorie internazionali. Se queste somme, a volte ingenti, finiscono su paradisi offshore, è già difficile all'autorità giudiziaria, figuriamoci all'autorità amministrativa venirne a capo. Perché? Allora, io credo che questi ragionamenti ci riportino alla verità e faccio delle domande ovviamente retoriche perché non le faccio né a lei né ai presenti. Non è che i sistemi di prima funzionassero così bene? Perché comunque questo paese è uno dei paesi che ha avuto nel tempo uno dei livelli di evasione fiscale più alti della storia. No, però no? Altri due ospiti stanno dicendo che voi avete peggiorato ulteriormente la situazione. Io invece sto spiegando esattamente che è l'opposto. Cambiare questi sistemi per tentare di utilizzare quelli che sono i nuovi strumenti, di darli in mano all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e conseguentemente alla magistratura. Prima di tutto per recuperare ciò che riteniamo essere stato evaso e poi, nei casi più gravi, anche per la punibilità penale, credo che sia un tentativo più che legittimo da parte di un governo e di una maggioranza che per esempio nel 2014 hanno fatto segnare il più alto livello di recupero fiscale, più di 14 miliardi da parte dell'Agenzia delle Entrate, da quando, diciamo così, questi meccanismi sono in campo. Detto questo, tutto è perfettibile, in Parlamento se ci sono ulteriori misure, NES ha fatto una serie di proposte, no? Per la legge di stabilità, se arriveranno in Parlamento noi siamo disponibili a valutarle, però
tra dire che non si è d'accordo con una misura e dire che questo governo ha aperto le porte agli evasori, ok, ci passa un mare che è, diciamo così, un pochettino di presa di posizione di parte. La verità è che c'è un elenco talmente lungo di misure per la lotta all'evasione fiscale, a partire dagli accordi, a partire dalla voluntary, che ci racconta, la voluntary, il rientro dei capitali, ci racconta una storia, innanzitutto di una scelta governativa che non è un condono. E in secondo luogo ci racconta una storia di anni, anni, nei quali c'erano leggi diverse, ma nei quali in un modo...